Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi. Marco, scrivendo il suo Vangelo, si mette nella prospettiva di colui che intraprende il cammino del catecumenato. È quella fase dove una persona matura decide di abbracciare la Chiesa cristiana, venendo così sottoposto a un periodo di formazione che conosce modalità e tempi precisi che si concludono con il battesimo nel giorno di Pasqua. Marco allora cerca di costruire il suo Vangelo in modo che risponda alle esigenze di colui che intraprende questo cammino, per cui i primi capitoli vengono in aiuto al catecumeno per consentirgli di formulare la domanda essenziale della sua vita: se Gesù è il mio Salvatore, da che cosa ho bisogno di essere salvato? Si tratta di aiutare la persona a farsi le domande giuste della propria vita per riconoscere quelle esigenze fondamentali che lo caratterizzano non solo come essere umano, ma nella sua specificità, quindi nel suo carattere, nei suoi desideri, nella sua condizione sociale. A tutte queste domande Gesù viene proposto da Marco come una risposta, ma chiaramente la risposta ha senso e significato solo al momento in cui è chiara la domanda. Ecco allora che in mezzo ad una folla si trovano un gruppo di persone affette da uno spirito impuro che aveva reso possesso del loro corpo. A differenza nostra, che abbiamo bisogno di un accompagnamento, di una crescita verso la verità, tanto gli angeli quanto i demoni hanno la capacità di vederla tutta intera. Ecco allora che l'identità di Gesù si palesa in modo inconfondibile e chiaro a questa entità, che di fronte a Gesù non può che riconoscerne la provenienza divina. Infatti sono costretti ad attuare loro malgrado quel gesto di adorazione che si riserva solo a Dio, che appunto prostrarsi davanti a lui. Se loro per natura riescono a riconoscere l'identità di Gesù, il cammino che invece spetta a tutti gli altri, Gesù vuole che sia diverso, cioè fatto non nell'evidenza, ma nella gradualità e in un percorso di conoscenza e di crescita da fare insieme a Gesù. Ecco perché poi proibirà esplicitamente la proclamazione della sua identità di figlio di Dio. Se da una parte c'è un bisogno da parte dell'uomo, una malattia che deve essere guarita, dall'altra la guarigione non viene data attraverso un semplice medicinale, un farmaco che fa passare tutto, ma attraverso un percorso, perché l'obiettivo non è soddisfare semplicemente questi bisogni fondamentali. Sebbene noi vorremmo la folgorazione, l'intervento di Dio immediato che in un secondo soddisfa le nostre necessità, Gesù sceglie il percorso più lento in modo tale che l'uomo possa crescere nel frattempo e partecipare attivamente alla costruzione di questo rapporto d'amore con Lui.